Conferenza di servizio ieri al municipio di Piazza Cavour tra l'assessore comunale alla pubblica istruzione Marini Chiapparo ed il responsabile del servizio noleggi per Agrigento della ditta Sais Trasporti Vincenzo Asaro. Scopo dell'incontro: garantire ai 420 studenti favaresi che frequentano gli istituti di scuola superiore nella città dei Templi un servizio idoneo che non provochi disagi ai pendolari stessi. In modo particolare è stata affrontata la questione relativa al trasporto dei 65 allievi favaresi che frequentano la succursale di via Diodoro Siculo del liceo classico Empedocle, che a detta dell'assessore Chiapparo negli anni precedenti, giunti al terminal di Piazzale Rosselli, dovevano recarsi a piedi nell'istituto ubicato alle spalle dell'ex ospedale San Giovanni di Dio. Circostanza questa che causava notevoli ritardi sull'orario di ingresso a scuola dei ragazzi. Per evitare questo, l'assessore Chiapparo ha chiesto al responsabile della SAIS di istituire il bus navetta che accompagna, in orario utile, gli studenti fino alle porte del liceo. Corsa questa che da Piazzale Rosselli, secondo quanto garantito dalla ditta, partirebbe tutti i giorni alle ore 7.50. L'amministrazione comunale ha inoltre chiesto l'espletamento del servizio navetta anche per il tragitto inverso, ovvero da via Diodoro Siculo a Piazzale Rosselli, e l'identificazione degli autobus in base alle destinazioni che gli stessi mezzi devono raggiungere mediante l'affissione di insegne che indichino, ad esempio, geometra e ragioneria. Secondo l'assessore comunale Chiapparo, il responsabile della SAIS in relazione al servizio di trasporti studenti pendolari avrebbe garantito il rispetto di tutte le richieste avanzate dall'amministrazione comunale, garantita anche la sostituzione di un vecchio pullman con uno nuovo. Nel corso dell'incontro si è affrontato anche il discorso relativo all'istituzione a Favara di una fermata in piazzale Giochi Olimpici della tratta Agrigento-Catania, trasporto questo svolto dalla ditta SAIS Autolinee. Ricordiamo che attualmente, a causa della deviazione dovuta ai lavori di raddoppio della statale 640, l'autobus da e per Catania passa da Favara ma non effettua fermata. In merito a questa richiesta fatta dall'amministrazione comunale, il signor Vincenzo Asaro ha detto che per assecondare l'istanza prima necessitano le autorizzazioni rilasciate sia dalla motorizzazione civile che dall'assessorato regionale trasporti. Richiesta questa che dovrà essere fatta dall'ente comune. Fino ad oggi gli alunni pendolari hanno pagato per intero il costo del biglietto. Da lunedì prossimo invece, per chi ha presentato in tempi utili le richieste di abbonamento gratuito, viaggerà a spese del comune. Soddisfatta degli esiti dell'incontro con la SAIS, si è detta l'assessore Marini Chiapparo.